non trovavo più il telefono. Adesso vediamo. Adesso che riesco a sentire, dunque potrei cercare. Allora, vediamo. Nino Formicola, eccolo. Nino, chissà se. Ecco, perfetto, vediamo. Vediamo un po' se c'è. Nino, pronto? Pronto Eccomi, Nino? pronto? Livio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao, come stai? Tutto bene? Buongiorno. Un altro buongiorno, come si dice. Eh sì, È vero? è un altro giorno da passare. E via, ecco, purtroppo così. Senti, dove ti ha colpito? Cioè, intendo dire, dove ti ha fermato, dove ti ha arrestato? Perché un po' lo meriti, il fatto di essere bloccato. Dimmi tutto. Guarda, eravamo nei dintorni di Roma con la compagnia con cui stavo facendo la cena dei cretini, cioè io, Max Pisu e gli altri attori, e ci è arrivata, dovevamo andare a Torino e ci è arrivata la bella notizia che avevano fermato il teatro. E niente, e quindi da allora sono blindato in casa praticamente dalla fine di febbraio. Sono bei momenti. Cioè, quindi un po' di giorni che bene o male ti dedichi alla famiglia. Diciamo che per un attore non è solito avere questa permanenza casalinga, che solitamente si è No. sempre un pochettino di corsa. Tu, tra l'altro, so che hai sempre dei progetti in aria, delle cose, perché io così facendo mente locale di quello che così è stata la tua carriera. Cioè io ti ricordo dal 77 nelle prime TV private, è vero, cioè, Sì. sei partito veramente agli albori, quando nessuno ancora sapeva cosa fosse un programma con dei comici. Tu sei stato proprio uno dei primi, fino ad arrivare poi magari ad Emilio, dove eri addirittura autore. Insieme al grande Andrea, cioè, diciamo che la vostra coppia ha veramente dato grande sviluppo alla TV di quel periodo. Grazie. No, ma noi abbiamo anche, poi soprattutto, anche se può sembrare un'eresia, perché è la televisione che ci ha dato la popolarità, però noi praticamente da abbastanza subito, se si può dire questa cosa strana in italiano, abbiamo pensato al teatro, perché abbiamo pensato che, perché sia a me che a Andrea piaceva molto, ci è sempre piaciuto avere il pubblico davanti, quello vero, quello che paga e se è scontento ti manda a fango, chiaro. E quindi noi abbiamo privilegiato il teatro. Il problema del teatro è che se tu fai uno spot in televisione lo sanno in tanti, se anche fai una cosa bellissima a teatro lo sanno in pochi. Però, sai, quasi Sì. 40 anni di teatro non abbiamo fatti, ridendo e scherzando. Sì, cioè, avete Quindi fatto, cioè, Andy e Norman è stata praticamente una sorta Andy Norman è di stata la cavallo di prima. battaglia. No, Beh, non un cavallo di cavallo di battaglia battaglia. che Andy è Norman è durata stata un la po'. prima. È durata, no, è dura, è il problema di Andy Norman è che è stata una delle poche commedie mandate in televisione e fece all'epoca un ascolto strepitoso. Sì, perché Berlusconi televisione. No, ma Andy Norman, fai conto che Andy Norman è dell'86. Andy Norman è dell'86 e poi dopo abbiamo fatto un sacco di commedie, abbiamo fatto La strana coppia, Rumori fuori scena, Alarms, La cena dei cretini. Abbiamo spaziato per tutti i generi della comicità, anche, abbiamo fatto anche Chekhov, abbiamo fatto anche Feydeau, abbiamo fatto un po' di tutto, però tutto nell'ambito della comicità, perché la gente che veniva a vedere noi pretendeva di ridere. Noi all'inizio abbiamo avuto dei grossi problemi perché abituati a vederci con l'impermeabile e il gel erano spiazzati, anche perché noi avevamo un piccolo problema, che noi avevamo un nome d'arte che non era un nome d'arte, era il nome di due personaggi. Quindi fargli È capire che vero. c'eravamo noi, ma che facevamo dell'altro, ma che facevamo ridere lo stesso, era un po' complicato all'inizio. Tant'è vero che Sì, prima di era. Andy Norman,
prima di uscire, di incominciare la commedia, io e Andrea uscivamo fuori dal sipario e spiegavamo al pubblico che c'eravamo noi, ma non avrebbero visto Zuzzurro e Gaspare, cioè avrebbero visto noi due, che non sapevamo come chiamarci, capisci qual è il problema? Perché la gente leggeva Zuzzurro e Gaspare e dava l'impermeabile al gel automatico. Ci sono voluti 2 decenni per fargli cambiare idea. Beh, perché voi in realtà, essendo attori, cioè, in primis, quindi il fatto di lavorare in teatro e poi appunto il fascino del teatro è magico, ha i suoi riti, ha un ritmo particolare, è chiaro che quando uno lo ama non riesce a staccarsi e quindi cerca di infilarlo comunque sempre nelle aspettative. Ma hai lavorato con grandissimi registi, fino ad arrivare appunto a teatro con le ultime cose dove sei tu regista. Di queste ultime pièce, La Cena dei Cretini, in cui mi sento anche coinvolto in qualche maniera, però tendenzialmente sei tu il regista e quindi stiamo tutti ad ascoltarti sempre. Ed è per me, penso, così, un chiudere, un cerchio che per un attore è importante. Guarda, la cena dei cretini si vede che è un karma che io ho nel DNA, perché la prima volta l'abbiamo fatta nel 2000, poi l'abbiamo ripresa nel 2010 e nel 2020 mi hanno chiesto di fare per la terza volta. Stavolta ho fatto anche la regia che io peraltro non amo, cioè non mi piace molto essere il capo di tutto, mi piace essere quello che aggiusta le cose che non vanno, mi piace sempre, ho sempre preferito fare la seconda linea. Però ho scoperto che sono capace anche a fare questo, di conseguenza l'ho fatto. Però appunto il problema Chiaro. vero è che tutto questo bel giocattolo che era partito come un razzo e stava andando alla stragrande, purtroppo si è fermato e non sappiamo quando riprenderemo. E questo è un dramma per chi fa teatro, È un dramma vero, Sì, perché nessuno lo pensa, immagino. Certo. ma no, ma guarda, il problema è che molti lo capiscono. Cercano di capirlo, ma intanto mescolano cinema e teatro come situazioni bloccate e non sono la stessa cosa. E poi il teatro, ragazzi, si fermerà per 11 mesi e non incassare un euro per 11 mesi per tutta la struttura del teatro è un dramma vero, dramma vero. Tant'è vero che a me è venuto in mente un'idea, cioè non è che mi è venuto in mente, me l'hanno proposta e io ho accettato. Da oggi, da domani. C'è un nuovo sito che si chiama www.teatroinvideo.com dove chi vuole metterà i suoi spettacoli teatrali a pagamento, facendo pagare però una cifra che non è quella che si paga a teatro si pagano 40 euro, qua se ne pagheranno 7, però con 7 euro 4 persone vedono una commedia, uno spettacolo teatrale in televisione. E si chiama appunto Bene. teatroinvideo.com, ne parlerò fra qualche giorno a Domenica In, perché secondo me è una bella idea, perché non si sa quando riapriranno i teatri e tutti quelli che fanno questo lavoro sono in braghe di tela, praticamente. E poi perché c'è molta gente che comunque a teatro va e non può vederlo. E comunque anche quando sarà finita questa situazione. Anche quando riapriranno i teatri, il fatto di avere un canale, un sito dove tu puoi vedere il teatro, anche se fisicamente non ci puoi andare, perché c'è molta gente che magari fisicamente non può muoversi da casa, non ha il teatro vicino, deve fare 40 km, in questa maniera qua, secondo me, si può allargare il pubblico portandolo in teatro da casa e nel frattempo si possono migliorare le riprese televisive delle cose teatrali con le nuove tecnologie. A te Cioè, quindi piace? rimane sì, molto, devo dire molto, anche perché come hai visto io mi sono praticamente così trasformato in direttore di scena nascosto dietro le tue quinte che ti passano le giacche volando, diciamo a intrattenitore televisivo, come noti. Mi sono cambiato, mi sono pettinato e ho preso la mia agenda che era l'unica cosa che mi legava al mio vecchio lavoro, quindi diciamo che condivido in pieno e spero di essere uno tra i primi a cliccare appunto su come si chiama il sito, che così me lo segno, perché voglio assolutamente. Teatroinvideo.com. Perfetto. Teatroinvideo.com. E la prima cosa che verrà messa in rete è non c'è più il futuro di una volta, perché
che è l'ultimo spettacolo di cabaret che ho fatto io e Andrea. E poi Ho a capito, seguire verranno quindi. visti altri spettacoli. Insomma, chi è interessato si mette in contatto col Certo. sito, si mette d'accordo e lo fa. Fantastico. Fantastico. Secondo me è stata un'ottima scelta la tua, quella di accettare questo progetto, perché comunque, sai, è difficile passare da un mezzo di comunicazione all'altro. Il teatro, bene o male, è una cosa, un po' come una cattedrale che ha delle regole, e forse il mezzo, il web è un po' più, così, strano, almeno comunque impalpabile, mentre le tavole del palcoscenico sono belle toste, quindi quelle le sappiamo calcare. Questo è un po' un mestiere un po' bizzarro, però, come dico, come hai visto, aperto veramente a chiunque, quindi speriamo di migliorarlo sempre, sempre meglio. Allora, tu sei bloccato dove? Cioè, bloccato, sei a casa, posso immaginare, come tutti gli italiani. Sono Sei a casa di Milano, sì, a a Milano. Milano, quindi va bene, la tua Sì. Milano che ti ha visto partire dal derby e andare avanti. Sei lì, io Vedi, so che vedi che sei da hai letto Wikipedia, ti hai letto la mia biografia su Wikipedia, ti giuro, ti giuro, ti sì, giuro. io mi sono un po' Ed informato. è No, ti tutta spiego. sbagliata, ed è Ah, tutta sbagliata, ho provato a allora scusa. correggerla 3 volte, non c'è verso. Cazzo. Non c'è verso? Ah no, ma no, ma perché ti spiego? Perché io molto spesso ho un elenco di persone e faccio confusione tra le cose, e quindi praticamente così ho Ma soltanto questa velleità di fare così finta di informarmi, perché non sono capace a fare il giornalista, non hai ti capito? Cioè, non so se preoccupare, l'hai non ti capito, ecco. preoccupare, perché tanto quando mi fanno un'intervista, io dopo 2 domande ho già capito che hanno guardato quella roba lì, perché Ah, mi dicono ecco. delle cose sbilenche. Per esempio, è storia, noi non siamo partiti dal derby, ma siamo partiti ci siamo conosciuti al Refettorio, che è un altro cabaret di Milano, c'entrava Ah, niente. beh. Al derby ci siamo passati Ah, ah, ah. di sguincio, proprio di sguincio per 2 settimane. Quindi Ho siamo capito, ho autoctoni, capito. diciamo che io e Andrea siamo un po' anomali nel panorama del Sì, cabaret ma milanese. anche perché non siete nati come, diciamo, professionisti messi insieme da una gente, eravate amici, vi siete ritrovati No, sicuramente non è vero affini, neanche quello, neanche? non è vero, non No, è vero, non ci conoscevamo proprio. raccontami tutto, perché io, come, allora, non vi conoscevate proprio, cosa è successo? Una fidanzata comune, anche perché poi io so che ti sei appena sposato, e secondo me questo coronavirus ti ha un po' agevolato finalmente stare a casa, perché con la tua, hai una bellissima moglie, e tutti farebbero la firma per stare con la propria moglie a casa, né o sposo, ecco, quindi o sbaglio, no? Una roba del genere. Poi io e Andrea ci siamo conosciuti per caso, perché io, a differenza di altri dell'epoca, stiamo parlando dei primi anni 70, e in genere si metteva sul complessino per suonare con la chitarra, no? E invece ho messo su una compagnia di amici con cui facevamo degli spettacoli di cabaret. E ci eravamo lanciati in questa, facendo finta di essere dei professionisti. In realtà eravamo dei dilettanti, però parecchio bravi. E allora questo cabaret di Milano, il Refettorio, ci fece fare 2 o 3 spettacoli, non mi ricordo. Uno di questi spettacoli che si chiamava, aspetta, Garabadenzide, credo, e che era uno spettacolo scritto da me in una maniera forte, era un golpe dei pelati in scatola all'interno di un supermercato, tu pensa come cacchio, da cacchio mi invento io. E Andrea venne a vedere questo spettacolo e chiese chi era l'autore. E fu così che ci conoscemmo, perché io incominciai a collaborare ai testi della sua coppia, perché Andrea lavorava già in coppia, si chiamavano Fosco e Andrea e lavoravano al derby. E io l'avevo già visto sul palco perché da spettatore andavo al derby e quindi lo conoscevo di vista, ma non ci conoscevamo. Quella sera io ho parlato con lui, abbiamo scoperto di avere le stesse idee, abbiamo incominciato a collaborare ho cominciato come autore. Dopodiché lui ha litigato col suo amico Fosco e ci siamo messi assieme io e lui e ci siamo messi a scrivere i testi per gli altri e poi da lì siamo partiti. Questa è la storia. Ho capito. Oh, finalmente adesso andrò a correggere Wikipedia, perché è insopportabile sta roba. Cioè, veramente Due bisogna chiedere martelli a un le cose di mazzo. persona.
Io ti dico la pacco di. verità, quando ci siamo frequentati io e te, io non avevo molto tempo di chiederti queste informazioni perché solitamente avevamo dei tempi diversi e soprattutto dei ruoli abbastanza più delineati. Però in qualunque caso, tu Ma quindi sei, il pubblico che ti dimmi. guarda sa che cosa fai tu nella vita. Ma più o meno, nel senso che a volte pensa che io ho una zia che è convinta che io lavori nella ferrovia perché ai tempi gli ho detto faccio il macchinista teatrale, cioè, e lei è capinista che facessi il ferroviere praticamente, capito? E quindi ancora adesso lei pensa, no, non penso, lo sappio, che lavoro faccio? Tu hai più o meno, se, mi hai visto saltellare su un palco, ti sono servito No, qualche no, no, ma volta. tu dovresti dire che sei come si chiama quel film di Tarantino in cui c'è quello che arriva e fa chi sei tu, quello che risolve i problemi. No? Presente? Ecco, sì, ho Tu presente, ho sei quello che presente. risolve i problemi a quelli come noi che dopo hanno la facilità di far ridere il pubblico, molto Allora, semplicemente. dai, io ora racconto soltanto un aneddoto che ci divertirà entrambi perché è nato sul palco, quello della famosa banana di Cattelan, che è una sorta di invenzione così assolutamente estemporanea. E tu mi hai chiesto, Livio, ho bisogno che mi crei un'altra, cioè mi metti un'altra opera d'arte, su tu rappresenti in Una questa parete. commedia un collezionista d'arte e mi hai detto questa cosa. Io non sapevo cosa fare, sono andato in camerino e ho visto questo cesto di frutta ho visto una banana e mi è venuto in mente Cattelan. Ho preso questo nastro che era tipico da macchinista nel reparto lavorazioni e ti ho creato, diciamo, la banana di Cattelan che a quel punto lì è diventato presente come scenografia. Il problema che è deperibile, quindi noi abbiamo cominciato a chiedere alla produzione di avere una banana a spettacolo, ti ricordo. È stato molto Sì. divertente. E No, poi penso che comunque poi continuerà. è diventata protagonista quella banana, è diventata protagonista dello spettacolo quella banana. È diventata perché poi ci ho aggiunto un po' di cose intorno e infatti è Sì, è diventata esigente. vero, è vero. Vabbè, no, no, non svegliamo lo spettacolo, però è diventato No, anche effettivamente. perché chissà quando lo potranno rivedere lo spettacolo, È tra l'altro. vero, è vero, è vero, è vero, hai ragione. Però io sono convinto che avremo occasione di ripartire lanciatissimi tutti, anche se beh, siamo un po' forzati a riposarci, diciamo che. Eravamo molto ben lanciati perché eravamo praticamente quasi in stagione avviata, eravamo quasi in conclusione di stagione, però è Ecco. andata così. Tu sei a Milano, zona calda di questa situazione. Cosa ti è sembrata la Milano dei balconi con la gente che cantava, quelle cose un po' nazional popolari, ma molto belle perché comunque a quel punto lì. Hai finalmente modo di vedere il dirimpettaio e capire che faccia ha, perché in realtà molto spesso nelle grosse città non hai modo di incontrare quello che ti abita di fronte. Ecco, commettiva di sfiga perché io sto in un loft a piano terreno nell'interno, di conseguenza io non ho nessun dirimpettaio, non ho Non hai nessuno e non ho dirimpettai. sentito. Guarda, ho sentito cantare l'altro giorno perché ero fuori con la mia signora a fare la spesa e ho sentito cantare Bella Ciao il 25 aprile. Quello l'ho sentito in lontananza, delle eco lontane, perché poi hanno detto alle 3 cantate Bella Ciao. Però si vede che gli orologi non erano regolati bene e quindi sentivo una bella ciao, bella, e te l'ho trovato lì. Era un po' dissonante, hai capito? Era Ma sì, un po' esatto, particolare. un po' esatto, una nuova canzone Polifonico. era diventata in pratica. Sì, Esatto, però io un non ho pezzo alla sentito Stockhausen, niente ho capito. di questo. Ho Sì, capito. esatto. Quindi diciamo che tu praticamente stando in questa versione un po' isolata, io sono in campagna, quindi di fianco a me ho contadini col trattore che ti sfrecciano davanti, oppure nutrie, quindi non ho grandi possibilità. Quindi ti capisco in pieno. Diciamo che la ripresa come te la vedi? Abbiamo già svelato che il tuo prossimo impegno sarà direttamente sul web o comunque Sì, sarà assolutamente, scrivere perché cose nuove, fare cose io credo che questo stop
porterà nel nostro ambiente, parlo dello spettacolo dal vivo, porterà un disastro, proprio un terremoto. Io credo che molti di quelli che fanno questo lavoro saranno costretti a cambiarlo, perché ti ripeto, 11 mesi di stop non li regge neanche la Fiat. Quindi è molto difficile, cambierà. Ma io col web sto facendo delle cose, sto cominciando a prendere un po' già da prima, avevo preso le misure, perché dopo essere stato nel Guinness dei primati come vincitore di un reality più anziano del mondo, perché tu dicevi dell'isola che non l'hai vista, ma io non solo l'ho fatta, l'ho pure vinta misteriosamente, No, no, ma adesso sto tentando, l'ho saputo. Sto cercando di diventare lo youtuber più anziano. E poi Beh, perseguire bello, bello. questo è anche, e poi stiamo facendo un progetto per spiegare la finanza in maniera divertita e divertente a chi non ne capisce una mazza, sempre via web. Quindi adesso con queste cose qua, visto che la tecnologia ce lo consente, mi sto addentrando in questo mondo che non è semplicissimo da capire da fuori. Poi quando ci sei dentro è come stare in televisione o in teatro, che sono diversi, se li frequenti li conosci, se no non sai da che parte iniziare. E quindi sto facendo questa full immersion e vediamo cosa succede. Tra l'altro, sono molto contento di questa cosa. Perché di questo sito, di questo teatro in video, perché io sono convinto della grossa potenzialità che ci sia a fare una roba del genere. E spero che questo spinga i teatranti e soprattutto le produzioni a registrare gli spettacoli, perché una volta registrare uno spettacolo costava una fortuna, c'erano i pullman di regia, le telecamere. Adesso con le telecamere nuove che ci sono ad alta definizione, ne metti 15 sul palcoscenico e registri tranquillamente con l'audio del pubblico, prima non si poteva, era tutto un casino. Invece adesso i costi sono abbattuti e con poche migliaia di euro tu fai un prodotto di alto livello, che appunto puoi dopo rivendere, perché comunque c'è un pubblico, come c'è il pubblico, cioè magari saranno pochi quelli che guardano il teatro, ma ce ne sono e ce ne sarebbero. E vediamo cosa succede. Io ci conto molto su questa piccola rivoluzione. Beh, vediamo, speriamo che sia una specie di via alternativa al teatro, che quando riprenderà, riprenderà, però ci sarà aperta una strada nuova per nuove professionalità, nuove così, occasioni di soprattutto sentire autori nuovi, attori nuovi, magari cose, tra l'altro anche magari delle documentazioni che uno può riscoprire, perché io in questo periodo sono affascinato da tutti i documentari di storia che mi sono perso da bambino e riscopro un interesse per delle idee storiche. Io qui ho un divertente, un'enciclopedia che avevo assolutamente dimenticato di avere, che sto rispulciando, una roba cioè impossibile. Durante, penso, la mia vita e l'anno di lavoro, cioè io mi sto leggendo una roba veramente insopportabile, posso immaginare al pensiero di mettersi davanti addirittura un'enciclopedia, però ho riscoperto il fascino della lentezza di alcune cose e del potersi concentrare. Nino, guarda, io devo dire la verità, ho una grossa problematica, devo andare a portare giù l'umido. Cioè, perché mi hanno dato questo Come ti compito in capisco. casa e io devo soltanto sparecchiare dopo averla svuotata, nel senso che sto ingrassando come un bufalo e devo andare a portare via l'umido. Speriamo di vederci su qualche palco prossimamente e Sicuramente, beh, guarda, sicuramente ci se contiamo? ricominciamo, Livio sarà con me. Come Va ci puoi bene, scommettere? va bene, va bene. Va bene? Addirittura, troppo, troppo buono, Nino, troppo No, no, buono. no. A prestissimo. Quando si è in teatro, in compagnia, in tournée, la gente non lo sa, ma è come essere in barca. E su una barca devi avere non solo delle persone brave e capaci, ma anche delle persone che hanno un carattere in grado di sopportarsi vicendevolmente e di aggiustare le varie distonie che ci possono essere. E quelle persone sono fondamentali in una compagnia perché fanno l'umore che poi tu porti sul palco e tu sei uno di questi. Quindi ci rivediamo sicuramente. Gentilissimo, grazie.
Grazie alla a te, Paoli. prossima. A presto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.